Intitolata la circonvalazione di Faenza al sindaco Elia Sirelli, che per tre mandati guidò la città di Faenza dal 1956 al 1972, volendo fortemente l'opera che oggi porta il suo nome, per poi diventare senatore della Repubblica dal 1973 al 1979. Presenti all'intitolazione le autorità civili, le forze dell'ordine, la famiglia e gli amici. La circonvallazione non perderà comunque l'intitolazione precedente. I quattro tratti in cui è suddivisa continueranno a chiamarsi via Trento, via Piave, via Diaz, via Re di Puglia, mentre con via Rassirelli si intenderà l'intera infrastruttura, che nell'arco di un anno sarà dotata di spartitraffico. Direi che è un atto dovuto intitolare questa importante infrastruttura della circonvallazione di Faenza al sindaco che negli anni 50 e 60 fortemente volle la sua realizzazione e la portò a compimento. Penso che fosse dovuto, doveroso intitolarla. Ma un sindaco che per 16 anni ha dato tantissimo alla nostra comunità, non solo con opere significative come questa o come il Parco Bucci, ma anche con eventi e attività che tutt'oggi fanno parte della tradizione della nostra comunità. Penso al Palio del Niballo, penso alla 100 chilometri del Passatore, eventi nati sotto la sua amministrazione, fortemente voluti da Elio Sirelli, che poi anche al termine del suo mandato pubblico ha continuato ad essere fortemente impegnato nel sociale e nella comunità. Ecco, oggi poter dedicare a lui questa infrastruttura che ne porta il DNA, penso che sia stata un'opera meritoria, senza nulla togliere alle intitolazioni precedenti che sono state sostituite. Le voglio ricordare: Viale Re di Puglia, Viale Diaz, Viale Trento e Viale Piave. Penso che avere un unico nome per tutta l'arteria e soprattutto dedicandola a chi ne è il padre sia stata un'opera fatta bene. Come si dice in questi casi, una richiesta che viene dal basso. Sì, abbiamo raccolto una sollecitazione proveniente dal Circolo Torricelli, la Riunione Cattolica Torricelli, che poco meno di un anno fa chiese di intitolare al senatore Assirelli questa infrastruttura. Elio fu anche per tanti anni presidente di quella Riunione Cattolica Torricelli, che ha una grande tradizione culturale e sociale nella nostra città. I lavori invece, i lavori dell'asfalto sono finiti, siamo in attesa del guardrail più vero, quali saranno le tempistiche? Ma credo che nei primi 18 mesi della prossima amministrazione potrà essere completata questa importante opera, un costo complessivo superiore ai 4 milioni di euro, la parte prevalente è stata portata a compimento, mancano solo lo spartitraffico, solo che non è un costo irrilevante, e le barriere antirumore nei punti di maggior criticità rispetto alle abitazioni esistenti.